Grazie a tutti, grazie stampa e complimenti per questa splendida iniziativa al Presidente che oramai in quei 2 anni potrebbe essere questa. Non solo lei, ma per tutto il gruppo, non voglio tralasciare nessuno, però comunque questa iniziativa ormai si svolge da 2 anni e quest'anno come sempre per trovare la Roma Piazza della Roca e poi dopo si svolgerà una parte dell'iniziativa a Piazza del Diavolo. Abbiamo poi abbiamo organizzato una visita al teatro e una visita. Sì, una c'è Santo, perché comunque sia, oltre all'aspetto del raduno, che comunque sia porta a vedere tantissime persone. Io non so quanti saranno gli iscritti. Diciamo che ad oggi siamo circa 170 auto e intorno alle 300 persone. Ecco, questa è la cosa importante. 170 auto, 200 persone che spero non saranno ogni tanto milanesi ma anche non fuori. Arrivano persone da tutta Italia. Da tutta Italia e quindi con questa occasione potranno anche visitare la nostra città e l'occasione per portare al teatro e alla Basilica di Santa Maria. Questa diciamo è la parte più interessante per me che assessore al turismo, senza nulla togliere l'iniziativa che comunque sia la 500 è una macchina storica, ha fatto la storia. Fa parte della nostra storia italiana, che comunque sia ha fatto emergere l'industria automobilistica negli anni 40, 50, 46, 57. Quindi vi faccio solamente un complimento perché comunque sia 22 anni non sono pochi di organizzazioni, di manifestazioni, di visite culturali, comunque sia è un modo per di aggregare le persone. Sì, sì, io purtroppo è da poco che sono in assessorato, da 1 mese e mezzo, 5 mesi che faccio parte di questa amministrazione e per me diciamo la prima volta, magari già il prossimo anno potremo essere già un pochino più presenti anche incontrandoci magari prima. Perché io purtroppo sono stato un po' sommerso da altre cose, ma anche comunque sia dalla carta che è arrivata da poco, che non è un'amministrazione in senso di... Comunque faccio un po' di...